Ragazzi, buongiorno, buon sabato, oggi 17 ottobre 2020. Ci siamo visti 5 minuti fa. Ho annunciato i due vincitori per le nostre pizzerie, per le nostre due pizze, Mena Ambrosio e Lucia Casalino. Andatevi a mangiare due pizze gratis, fatevi le pizze come volete voi, divertitevi. E veramente complimenti. Grazie, grazie di cuore a voi tutti che mi state scrivendo, anche in privato. Si stanno aggiungendo anche nuovi sponsor e sono felice, vuol dire che il programma sta piacendo e va alla grande. Vi ringrazio davvero di cuore, ma primo che devo ringraziare la Generale e Generali Eventi. Grazie, grazie, grazie di cuore che ci state credendo. Grazie. Allora, oggi faremo un piatto proprio super classico, casalinga, delle nostre nonne. Cioè, di tanto tempo fa, le cose che le dobbiamo fare a mano, come facevamo una volta. Il piatto oggi lo dedichiamo a Francesco Di Leva, un grande attore, uno dei più grandi in Italia, con numerosi titoli internazionali, italiani, e uno dei più grandi. L'ultimo suo film, Il Sindaco del Rione Sanità, con soggetto Edoardo De Filippo, un grandissimo film. Ha partecipato anche al Clan dei Camorristi, so che è anche un ottimo padre e ama sua moglie Carmela. Quindi questo piatto è dedicato a te, Francesco Di Leva, e speriamo che ti piace. Allora, oggi che cosa andiamo a preparare? Ricordatevi che ieri sera, tra le tante risate, perché io poi mi sono rivisto, mi sono morto proprio rilassato, no? Sì, siamo. Il leone e la leonessa hanno preparato solo, guardate qua come stava Pulian. Guardate qua, maronna mia, guardate qua. Rusta bracciolo chi stuzzica dentro, non è che stuzzica dentro che stanno sbagliando. Wow, mamma mia bella, che sapore, e che sapore, questo lo rimaniamo così, però che facciamo? Non mica possiamo fare sempre la pasta è bella, perché ricordate, noi siamo coperti dalla famiglia Petralia con i suoi prodotti, Alberto Poiatti, il grande olio extravergine d'oliva, un saluto alla famiglia Petralia, però oggi, grazie alla famiglia Petralia, possiamo utilizzare una farina che ci hanno dato loro. E Don Antonio mi ha assicurato che è una delle migliori. E ricordate un'altra cosa, io poi ho dimenticato, dalla famiglia Petralia vanno pasticcere, pizzerie, da loro potete comprare tutti i prodotti che volete, tutti i prodotti che vi servono. Don Antonio Petralia è lì per voi. Tieno tutto a cosa. Sapete oggi che facciamo però? Guardate qua. Che è qua? Patata, a farina, sale e un po' di noce moscata. Facciamo gli gnocchi! Allora, ho fatto una cosa semplice, no? Ho preso soltanto delle patate farinose, perché le farinose sono quelle là un po' più adatte per fare gli gnocchi. E facciamo così, proprio semplice e semplice, come facevano i nonni. Un poco di sale, io ci metto un poco di noce moscata, mettiamo lì. E adesso ci andiamo a mettere su un chilo di patate, io ci metto sempre 300-350 grammi di farina. Io ce la vado già a mettere tutta quanta dentro. Il sale, non ci dimentichiamo, sale siciliano, sale italiano al 100%. Grazie famiglia Petralia. E incominciamo a impastare. Però adesso il divertimento arriva. Incominciamo ad impastare. Allora, a questo punto io mo me lo devo passare sul bancone, perché sennò non ci riesco. Allora, innanzitutto, dopo devo mettere la musica. Allora, mo incominciamo a impastare. Però sapete che cosa c'è di nuovo? Io ho bisogno di un aiuto. Ma chi mi può venire ad aiutare oggi? Oh, chi è che mi può venire ad aiutare? Vieni! Wow! Guardate che è venuta oggi ad aiutarmi! Fatti vedere dalla telecamera! Mia figlia Sofia! E allora vai, vieni! Impasta! Vai! Ragazzi, questa è mia figlia! E lei ama il cantante Daniele De Martino. Vai, impasta. Vai, divertiti, vai. Sporca papà, sporca. Oh no, amore. Certo, chi ha da voluzzare sono io. Sì, perché io non mi fai voluzzare. Brava. Certo. Vai.
Impasto. Oh mamma mia, vieni qua, vieni, fai così, va. Ma ce ne facciamo metà tu e metà io. Tieni, fai così, va. Fai così, va. Bravo. Fai la canzone. Basta che stai con me, io ti porterò. Vai, tu impasta questa adesso. Vai, impasta. Dai pure un paio di schiaffi sopra. Fai così. Ma oh, quello che sto facendo. Basta. Vuoi salutare a qualcuno? Vuoi salutare? A chi vuoi salutare? Alla nonna? Alla nonna? Al nonno Gennaro? Dici. Opa. Dici ciao nonna Elvira. Ciao nonna. Ok, dici ciao nonno Gennaro. Ciao nonna Gennaro. Poi saluta anche a zio Tony in America. Ciao zio Tony. Poi zio Onkel Novi. Ciao Onkel Tony. Onkel Novi. Poi c'è anche tante Monica. Poi sta zia Stefana, zia Andrea, zio Enzo. Però mo se c'è la lista è troppo lunga. Mo se c'è Mattima fa tutta la lista. Tieni, addirittura un po' di caparini. Mo facciamo un po' gli gnocchi insieme, dai. Allora, nel frattempo che impastiamo un po', ci vediamo fra un minuto. Allora, mo, guardate, stiamo facendo praticamente dei gnocchi. Gnocchi, brava. Facciamo così, poi adesso subito li tagliamo. Sì, tu li puoi anche. Sì. Li puoi tagliare pure tu. Canzo tu Hochmachen. Ora ragazzi, devo parlare anche un po' in tedesco, è normale. Poca farina, sennò la mamma poi dopo si mette dentro all'orecchio, capito? Che già oggi mi sono messa caspita la polvere a mano. Brava. Allora, mo ci vuole un po' di farina qui. Mo facciamo una cosa. Io incomincio a tagliare un paio di gnocchi. Aspetta. Guarda, tu adesso devi fare così. Brava, nella farina. Giri la forchetta e metti lo gnocchi sopra e lo giri di così. Guarda, deve venire così. Ok? Mag du drauf. Fallo tu. Ragazzi, non c'è una cosa più bella, chef in famiglia, di cucinare con i bambini. Ma è esagerato, è troppo bello. Voglio. Questo è un bel piatto per Francesco di Leva. Non è niente di particolare, non è che stiamo facendo il lusso, però gnocchi fatti in casa. Gnocchi fatti con i bambini, in famiglia. Bella giornata. Un ragù napoletano che l'ho fatto ieri sera. Una cosa troppo bella. Vai. Fammi vedere come li stai facendo, vediamo un po'. Oh, guarda come sono bene i gnocchi che sta facendo Sofì, guarda. Brava, vai, continua. Tieni. Fai un po' così. Vai. Possiamo anche non farli tutti così, possiamo anche rimanere così. Se tu vuoi. Come no? Guardate che quanta bella gnocco, eh? Ragazzi, noi ci vediamo fra un paio di minuti. Oh! Vedi, guardate la matata, pigliami con palla, la vita non mi voglio. Bravo! Vai, palla! Attenzione a non cadere! Oh, accetta, più altro qua. Sta zecchino sano, sta una papà. Allora, siamo pronti a buttarli nell'acqua? Sì. Mamma mia, papà, mi fate cagare, mi fate mettere paura, non si dice. Hai visto che cosa c'è a terra? Che cosa? Sotto il bancone. Ma tu hai visto stamattina c'è scritto freddi scotti, o fratto? Certo. Ma io mo sai che facciamo, Sofia? Allora prendiamo i più belli adesso, no? E li andiamo a mettere nell'acqua. Così facciamo già il piatto per Francesco di Leva. Allora, vai.
Facciamo una cosa. Ragazzi, non saranno perfetti, ma sono stata fatta a mia figlia e per me sono perfetti. Chissi che invece l'ha fatta mia moglie, mi cade le camere a mano, guardate qua, più che gnocco mi pare, non sa. Cioè, guardate che mia figlia l'ha fatta tanto bella che la forchetta, che si chiede, chi è da coppa, non sa che ha combinato, non lo so. Non lo so. Volevo dare una mano. Sì, ma mai una così, mano tengo. Così, ma guardate qua, Sofia, lascia stare che Sofia è piccolina, non fa niente, non è venuto perfetto. Ma tu guardate che tu le vuoi scamazzate proprio, cioè, ma che se non sono gnocca, ma non le date una mano. È caduto pure un dedo. Ok, adesso passa papà, facciamo una cosa, adesso ne facciamo giusto un poco, va bene così, vieni. Allora, fra un minuto li caliamo nell'acqua. Allora, adesso andiamo a calare i gnocchi, un po' di sale, aspetta, un po' di sale, quanto basta, sale italiano. Stop! Aspetta, quando sto, aspetta. Tu gira, gira il ragù, come? Io? Mo guarda, andiamo a calare gli gnocchi. Io ma tutte te la... Aspetta, vediamo se la cucina funziona. Ok, adesso andiamo a calare gli gnocchi, un secondo solo. Via, andiamo a calare gli gnocchi. Fra due minuti salgono a galla e facciamo il piatto, ragazzi. Ragazzi, i gnocchi sono saliti a galla, guardate come sono belli. Ma andiamo a mettere nel ragù, guardate, voglio nel ragù napoletano una braciola si è leggermente sfaldata, si è asciuta fuori tutti i pinola. Mamma mia bella, che sapore, voglio, mamma mia bella, guardate qua, guardate. Guardate qua, voglio, questa è la tradizione, questa è la tradizione. Amo, ti piace, sì o no? Sì, però tu guarda, guardate là, pulitoria. Proprio la verità, guardate qua, fanno pochi gnocchi. Papà, ma guarda, farina per tutte parti, farina per tutte parti. Che stai facendo? Guardate là, che stai facendo? Dici saluti a tutti. Allora dai, guardiamoci questo gnocco. Guarda là in padella, io dal mio orticello prendo un po' di basilico. Lo andiamo a mettere dentro, guardate che gnocchi fatti adesso in casa, guardate, tieni, che odore, che odore, e tieni un po' di parmigiano reggiano, 36 mesi di stagionatura. A me mi piace la roba quando è un po' più, eh? Bellissimo, e fra 20 secondi si impiatta. Allora, questa l'abbiamo messo qui, questo da me. Ok, allora adesso facciamo una cosa, papà. Io ci metto un po' di parmigiano, tu ci metti un po' di basilico e il piatto, anche se è casalingo, perché noi siamo casalinghi e umili, lo andiamo a finire. Ok, mettilo uno qua, vediamo, vediamo come lo metti, uno qua, bravo, mettilo qua. E quanto è brava cuoca mia, ti... Ti e fai e ti fai la telecamera e ti brava. Vieni qua vicino a papà, vieni qua vicino a papà, vicino a me qua, e dici ragazzi buon appetito, buon appetito a tutti. Questo piatto è per Francesco di Leva, speriamo che è un bel piatto, questo è fatto con il cuore, il ragù l'abbiamo fatto ieri sera, l'hanno fatta pappulia tutta la notte. Daniele De Martino ci ha seguito. Questo piatto qua, mo chi se lo mangia? Se lo mangia? Ah, te lo mangi tu allora! Ah! E dai un bacio a tutti. Dici alla prossima. Ciao. Alla prossima.